Ciao, come state? Spero tutto bene. Con, diciamo così, i rumori che arrivano da fuori e quindi insomma i lavori continuano, almeno qui vicino ai miei studi, nel cortile dei miei studi. Ecco che siamo insieme, intanto per salutarci. Beh, un po' per sapere anche com'è andato il weekend, ma è dirvi in realtà che purtroppo, insomma, per cause di forza maggiore non riusciremo a essere insieme live martedì, ma vi ho incontrato anche per un motivo, per dirvi che è vero che non saremo live martedì, ma arriverà, insomma, arriveranno un po' di chiacchierate che ho fatto e soprattutto di passeggiate, perché beh, perché intanto ieri era una bellissima giornata di sole e quindi ho dedicato un po' di tempo anche andare a passeggiare lungo il fiume Stura per capire un po' com'è è cambiato, no? Anche il corso dell'acqua in questi anni e soprattutto, visto che si parla tanto di siccità anche qui in Piemonte, capire un po' se effettivamente siamo a un livello di preoccupazione oppure non ancora. Questo ve lo svelerò, insomma, in una delle prossime chiacchierate che uscirà in questi giorni e vedrete anche voi, insomma, come è stato un po' passeggiare lungo il fiume. Chissà se avrò incontrato magari qualche specie faunistica, visto che sono andata anche vicino a un'oasi naturalistica, o se semplicemente, insomma, avrò passeggiato, diciamo così, lungo il fiume. Questa non sarà l'unica chiacchierata in cui saremo insieme nei prossimi giorni, ma in realtà sarò insieme a una persona, ovvero a Bizio, che mi ha accompagnato a scoprire una Legnano che non immaginavo fosse così carina e anche caratteristica. Sinceramente pensavo fosse una città, essendo dell'Interland così milanese, che fosse molto più città, molto più milanese. In realtà ci sono stati degli scorci ed ha una storia interessante e proprio insieme a Bizio, insomma, racconteremo anche questo luogo. E poi ancora una cosa che volevo così portarvi a conoscenza. Questo è stato fatto soprattutto in compagnia dei miei amici Patreon. Ho realizzato una bellissima intervista con il regista Silvio Bandinelli. Se non sapete, andate a cercare chi è. Questa intervista però l'ha trovata solo su Patreon ed è stata, devo dire la verità, una bella chiacchierata che in qualche modo ha tolto delle curiosità sul mondo, al mondo hard, ma soprattutto, insomma, è stato lui molto umile e disponibile. Quindi se vi va di dare un'occhiata anche lì là su Patreon, insomma, troverete anche questa chiacchierata. Nel frattempo, non mi resta che quindi ringraziarvi e darvi appuntamento in diretta, non lo so, nel senso che ci ritroveremo per darci appuntamento magari con un tema. Nel frattempo vi ricordo che non vi lascio soli questa settimana, ma anzi vi porto un po' con me in giro nei luoghi che ho scoperto qualche mese fa e soprattutto ieri. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie.